Con Andrea Brunello, co-direttore della quarta edizione del Festival di Teatro e Scienza Teatro della Meraviglia, a Trento al Teatro Zambapolis e Teatro Portland dal 19 al 29 febbraio 2020. Andrea, ben trovato. Grazie, è un vero piacere essere qui con te e con i tuoi ascoltatori. Raccontiamo cos'è questa creatura. Questa è la quarta edizione di un festival che va ad esplorare una cosa che personalmente mi sta molto molto a cuore, cioè la connessione fra quello che è il teatro e le arti sceniche e le tematiche scientifiche. La scienza continuamente ci modifica il modo di vivere, il modo di pensare, addirittura la filosofia stessa della vita e la concezione di quello che è essere umani, diciamo. E quindi il teatro diventa uno strumento molto molto interessante per raccontarla, e quindi non raccontare la fantascienza, ma veramente raccontare in che modo questa creatura impatta con la nostra esistenza. Ecco, il Teatro della Meraviglia va esattamente lì. Quanti lavori proponete in questa edizione? Questa edizione prevede quattro spettacoli scelti fra il meglio che la produzione italiana riesca ad offrire, spettacoli che toccano temi scientifici, e poi sei di quelle che noi chiamiamo augmented lecture, cioè lezioni aumentate. Questo vuol dire questo: sono delle lezioni tenute da ricercatori e professori universitari, però aumentate dalla presenza di artisti in scena con loro, in modo che si possa sviluppare anche l'aspetto più empatico, l'aspetto più, diciamo così, istintivo di pancia, che a volte invece nella lezione vera e propria viene un po' tralasciato. E quindi in tutto abbiamo questi 10 appuntamenti, e poi c'è un altro appuntamento a cui tengo tantissimo, che si chiama Progetto Apollo, che è una carrellata di racconti e storie incentrate attorno alle esperienze di diversi ricercatori scientifici dell'Università di Trento, dove questo progetto Apollo cresce e si sviluppa. Queste sono brevi lezioni, brevi momenti di storytelling tenute da ragazzi e ragazze dell'università, studenti che seguo io personalmente, che da anni, insomma, portano avanti un percorso di narrazione scientifica, ed è estremamente interessante perché loro interagiscono con questi ricercatori, vanno a scavare, diciamo, ancora i dettagli della loro vita privata, e poi ce li raccontano, in qualche modo raccontando non soltanto la scienza, quindi, ma anche il perché fanno scienza, il come, quali sono i loro dubbi, le loro perplessità. Quindi, insomma, è un festival che va un pochino a vedere tantissimi aspetti della vita di questi scienziati, e non soltanto la scienza dura, ecco, ci tengo a dirlo, ma anche scienze come appunto filosofia, letteratura, sociologia. Pensa che abbiamo addirittura un ricercatore che si occupa di future studies, cioè gli studi che guardano al futuro per capire quali sono i futuri che ci aspettano e dove vogliamo andare noi. Quindi ce n'è per tutti, e infine aggiungo che non è necessario essere degli esperti, anzi, insomma, è bello venire con gli occhi aperti, con la curiosità, e lasciarsi un pochino meravigliare da queste storie che verranno raccontate. Ecco, proprio a questo proposito, in che rapporto mettete la scienza con il teatro? Il punto è questo: la scienza ci offre dei modi di vedere la nostra esistenza che sono sempre nuovi. Ti faccio degli esempi: la biologia che ci racconta, per esempio, che noi siamo composti, per esempio, di tanti batteri, insomma, e quindi forse chi siamo noi veramente? Forse noi siamo soltanto un agglomerato di questi batteri che ci danno addirittura la coscienza, oppure la fisica quantistica che ci racconta che noi esistiamo in qualche modo in un mondo fatto più di probabilità che di certezze. Ecco, tutto questo diventa materia teatrale proprio perché ci permette di mettere in dubbio addirittura i motivi stessi della nostra esistenza. Ed è lì che andiamo a cercarlo. Gli stessi ricercatori che poi fanno queste narrazioni, a loro viene chiesto di andare a trovare i temi che collegano la loro ricerca con gli esseri umani e quindi con il pubblico che li ascolterà. Quindi non è scienza e basta, ma è una scienza esistenziale, se vogliamo, anche quando toccano tematiche estremamente rigorose, appunto come la chimica, come la biologia, la fisica.
è lì che ci interessa veramente andare ed è la sperimentazione che stiamo facendo da diversi anni. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Molto volentieri, il sito di riferimento è teatrodellameraviglia.it, poi ci sono chiaramente le pagine Facebook, Instagram e così via, si trova tutto, ma l'idea, diciamo, la cosa migliore è partire da teatrodellameraviglia.it. Le date sono dal 19 al 29 di febbraio e siamo a Trento, Teatro San Bapulis di Trento, con una puntata anche al Teatro Portland. Comunque, insomma, dal sito poi si ricava tutto quello che serve. E infine lasciami dire che il Teatro della Meraviglia è un'idea, è una produzione non soltanto nostra, ma sì, insomma, supportata al massimo dall'Università di Trento e dall'Opera Universitaria, oltre che dal Teatro Portland e dalla compagnia Ardito Desio, quindi insomma un'accordata di diverse realtà che operano su questo territorio. Quarta edizione del Teatro della Meraviglia a Trento dal 19 al 29 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Andrea Brunello. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, un abbraccio forte, prestissimo.